giornalisti, tifosi e da un po' di anni anche i forum che fanno opinione, c'è poco da fare, fanno opinione. Questo è un ambiente dove 5 anni fa non è il caso di certo però è stato massacrato da Calcio Scommesse, che è un giocatore che si è fatto un lasciamo stare questo coso qua, io parlo di tutte queste stupidaggini qua che vengono fuori, si è persa una partita e quello è litigato e quello si vuole dimettere e i giocatori si sono menati dentro lo spogliatoio e Galano e Floro Flores hanno fatto a cazzone. Ma tutte stupidaggini queste qua che non servono a niente, è sono cose stupide, perché poi comunque anche se tu la fai molto leggera la cosa, invece non è così leggera, perché per le cazzate scritte sui forum o su internet qualcuno ci si è ammazzato, non la fate tanto, ma non è caso nostro chiaramente, però non è che bisogna dargli sì ma tanto sono opinioni, no, sono opinioni che a volte possono destabilizzare, perché la gente legge e non riesce a decontestualizzare, la gente a volte legge, dice ah davvero hanno fatto cazzotti, poi pim pum pam pim pam e si fa casino. Siccome noi qui la partita viene la gente, non vengono mica i giornalisti, viene la gente a far tifo, non è che venite voi a fare il tifo, voi siete una parte, viene la gente, noi alla gente vorremmo fargli capire che quelle sono stronzate, grosse stronzate, non sono messe lì perché, ma sono grandi stronzate e mi dispiace, perché poi queste cose qui possono nuocere. Se scrivono che Galano e Floro Flores si sono un attimino beccati o litigati, ora domenica magari, te lo dico io che succede, magari Galano Panazione non vede Floro Flores, ecco non gli ha passato perché hanno litigato dentro lo spogliatoio, perché il casco che io faccio da 45 anni o lo so bene come funziona, tu magari lo fai da meno, sei un po' meno abituato, io l'ho fatto da giocatore e da allenatore e so come funziona. Dopo succede questo qui, vedi non gli passa la palla perché hanno litigato, a noi queste cose qua non ci servono, noi dobbiamo analizzare i fatti, come sono andate le cose, con la massima serenità. Io non sto a parlare dei giudizi che sono usciti fuori dopo la partita, a me di quelli là non me ne frega proprio niente, neanche ho letto. Io parlo di queste stupidaggini qui che vengono fuori. A squadra quinta, sesta, che siamo, non so, quinti, sesta, stiamo lì a giocare al campionato, devono andare fuori, ste stronzate, perché hai perso una partita, male, non scherzo, non servono a niente. Questi sono vantaggi per gli avversari. Mister, proprio per andare a ritornare ad equivoci a queste voci, perché dopo ne arriva la squadra dopo una settimana un po' difficile. Come sempre, bene. Ma la settimana per noi non è stata difficile, perché noi ci siamo allenati come sempre, come è successo in altre occasioni, siamo andati al campo, siccome stavate lì, ho visto le telecamere a riprendere, a parlare con i tifosi, abbiamo fatto l'allenamento come sempre, ci siamo allenati come sempre e andremo a giocare la partita come sempre. Anche come quando abbiamo vinto, stavolta anche dopo una sconfitta. Mi sa che Michele ha detto una cosa che fa riflettere, curioso. Sì. No? Lui ha detto, noi quando siamo in emergenza usciamo alla grande, nel senso che è un po' che bisogno di questo tipo di adrenalina addosso a volte per rendere la massima. No, ma no, io non la vedo così, noi non siamo in emergenza. Noi abbiamo perso una partita che va analizzata, bene, vista, rivista, e da questa partita vanno tirate fuori delle criticità, vanno tirate fuori delle cose positive anche se sono poche, e basta. Non è che noi siamo in crisi di cosa? Noi siamo arrivati qui, eravamo a 3 punti dai play-out, oggi siamo sesti. Ma che siamo in crisi? Siamo a 2 punti dal quarto posto, ma in crisi di cosa? In emergenza numerica. In emergenza numerica è un altro discorso. Quello purtroppo, capirai, quello è noi che ci fa. Siamo in emergenza numerica dall'inizio di questa avventura, non c'è stata la promozione in tutti gli effettivi mai, porca miseria. Questo è un altro discorso, ma di questa cosa qua onestamente sono meno preoccupato perché... In passato tutto. Abbiamo sempre risolto questi problemini di emergenza, in una maniera o nell'altra siamo riusciti a venirne a capo. Questo onestamente è l'ultimo dei problemi. È chiaro che c'è questa emergenza perché purtroppo questi regolamenti che io non capisco, insomma, perché poi a volte divento polemico, ma non li capisco. Tanti anni fa c'era una regola che diceva che se una squadra di B aveva 2 giocatori in nazionale poteva rimandare la partita. Sta regola non capisco, l'hanno tolta, noi ne abbiamo persi 5 questa settimana di nazionale. In più si aggiunge qualche infortunio, poi magari c'è lo squalificato e alla fine ti trovi in una squadra un po'... Questo capita a noi, capita anche al Novara, non è che... perché pure al Novara c'è un paio di giocatori, credo, in nazionale. Noi ne abbiamo dati 5, però noi oltre ai 5 poi avevamo qualche anche problemino d'acciacco, quindi questa settimana è stata un po' travagliata da questo punto di vista, eravamo un po' pochini. Ora io devo di numeri, dei giocatori, c'ho poco da parlare di questo qui, però onestamente... La regola per chi c'ha i nazionali andrebbe un attimino, andrebbe un po' rivista, insomma, chi dà tanti giocatori nel nazionale gli puoi anche far inviare la partita e giocarla magari in un altro momento. A me te fretta, no? Questa settimana, l'ha detto dopo sabato, aveva definito l'atteggiamento del Bari rispetto alla prova di Frosinone, spiegarle, no? Perché i 10 undicesimi della formazione era la stessa. Questa settimana l'ha aiutato a capire,
Io ho capito tutto, guarda, io la partita l'analizzo molto bene. Il problema è che quando tu perdi 4-0 puoi andare a fare un'analisi corretta e onesta della gara, ti prendono per un pazzo, dice guarda questo, ha perso 4-0 e viene a fare un'analisi del genere. Il Bari fino al secondo gol aveva fatto la sua partita, non so se voi ve ne siete accorti, ma noi abbiamo preso i primi due gol in maniera incredibile, sono delle topiche dall'arbitro clamorose. Voi chiaramente avete fatto l'articolo, non l'avete visto, io vi invito a rivedere il primo gol, è fuori gioco, un metro e mezzo quello che ha fatto gol, e c'è il fallo su Floro Flores che lavora lì sulla linea del pallone. Però che io non vi venga a dire queste cose qua, voi dite sì, hai perso 4-0, che sei tira fuori. Però è la realtà, capito? È la realtà, il tuo primo gol è preso così. Il secondo gol nasce da un rigore per noi, ripartono e fanno il 2-0. L'avete visto? Che nasce da rigore, sullo schema del calcio d'angolo. E poi dopo la partita è finita. Dopo io alla squadra l'ho molto attaccata, perché dal 26esimo, che è il minuto del secondo gol, in avanti noi siamo usciti dal campo. Però noi fino al 26esimo non avevamo avuto due occasioni per andare in vantaggio, perché abbiamo fatto due ripartenze con Floro Flores e Galano che potevano essere sfruttate meglio. Abbiamo fatto una partita insomma normalina, hai preso il gol. L'unica cosa che io ho rimproverato alla squadra è che non si può uscire dal campo al 26esimo del primo tempo, anche se hai subito due gol in malo modo, diciamo così, devi rimanere in campo, devi giocare con l'atteggiamento positivo, le partite si possono rimettere in piedi, puoi accorciare le distanze, andare a fare due pari e poi addirittura rischiare di vincerlo, oppure perdi ugualmente 4-0, però in un'altra maniera. Quello che è successo dal 26esimo in avanti a me non mi sta bene, e loro lo sanno, perché gliel'ho detto tranquillamente, abbiamo sbagliato veramente, siamo scesi dal campo a livello mentale, stop. Però prima di questo, io non è che voglio dare, ripeto, una pelomata alla squadra, perché se sei perso 4-0 che tacchette vuoi attaccare. Però prima di questo sono successe delle cose, e gli episodi nel calcio comunque fanno la differenza, sempre, sempre. Poi è normale, puoi analizzare il 4-0 finale, di che dobbiamo parlare? Dobbiamo stare zitti e muti e venire via. Però noi dobbiamo parlare di questo, no di lì, di missioni, di stanzare queste cose. È aria fritta. A proposito dell'emergenza, è riuscito ad avere Bascia? No, di queste cose qua non sappiamo nulla. Ancora niente. No. Mi sei in difesa, invece? Niente, in difesa cosa? Suaghe, preso Suaghe. Suaghe non sta bene, è fuori, domani Suaghe non ci sarà. Falso un allenamento recuperato? Lo stiamo valutando, sta meglio, quindi lo stiamo valutando. Capadossi arrivano ieri, sì. Ora vediamo, sì, dobbiamo vedere un po', stiamo cercando di recuperare se riusciamo anche ora, se magari parzialmente per la panchina, non lo so, su tutti i discorsi che stiamo facendo ancora è tutto in alto mare, perché Capadossi è arrivato ieri, Mora se si le recuperiamo in queste ore, ma non c'è niente di definitivo e di certo ancora. C'è la possibilità di avere qualche primavera diciamo convocato per domani? Non lo so ancora, non lo so. Devo fare la conta su quelli che riuscirò a recuperare. Stefano, c'è un concetto di massima. Io ho sentito anche una dichiarazione che hai fatto subito dopo Trapani, no? Sì. Che intorno al quale però si sviluppa un po', al di là del risultato, se storce, se giusto. No, il risultato è giusto, io non sono mica a campo scuse, se hai perso 4-0, io parlo però di episodi che a volte... Al di là della dinamica dei risultati, sì. Dico in tutto questo periodo, no? Tu hai detto, siccome io sento ogni volta che c'è un allenatore che affronta il Bari, dice affrontiamo una squadra costruita per vincere. È la solita storia, sì, perché gli sta bene, vanno bene, perché ci sono i cliché nel calcio. Certo. E quindi questo funziona. Quest'anno il feudo dei luoghi comuni è il calcio. Sì, il Bari è costruito per vincere. Brillante. Però ho sentito una frase interessante da te, sì, dopo la partita. Hai detto, quando qualcuno ti chiedeva, ma il Bari è un tipo di squadra, è una buona squadra, squadra forte, tu hai detto, è una buona squadra, come ce ne sono altre però. Certo. Non è che siamo la buona squadra, è una buona squadra come ce ne sono altre. Come tante altre. Come tante altre. Ora, c'è un fatto che nel frattempo i fatti dicono che tu non è che stai usufruendo proprio per tutta una serie di motivi al 100% dei rinforzi. Ma io esosto le cose. No, no, li sappiamo pure noi, perché tu fai un lavoro, noi abbiamo il dovere di fare un altro, no? Certo. Cioè, tutti questi rinforzi di gennaio, che dovevano poi in questo momento esserti molto utili, soprattutto ad aprile, perché poi certo, nei concentrati li saremo in tanti, potremo lavorare in un certo modo. Io vedo che per un motivo o per un altro, ogni settimana, ora quello, ora quello, ora quell'altro, sta di fatto che i rinforzi concomitanti
tanti col fatto che Floro Flores e Garano non è che possono fare gol, certo, domenica, sono sarebbero dei marziali. Certo. Allora, quello che mi preoccupa, cioè non che mi preoccupa, quello che vorrei sapere da te, noi siamo una squadra da poco, se tutto va bene, il questo, lottiamo per cercare di arrivare, però considerando che siamo uguali agli altri, in questo momento il Bari non è superiore. Ma non so chi ha detto questo bel po' di Roma. Noi, io sono d'accordo con... No, ma io sono d'accordo con te, ma io, ma questa cosa qua le dico, un conto che noi, che io dico, noi dobbiamo fare l'impossibile e di più per cercare di migliorare la classifica, eccetera. Però poi bisogna essere oggetti. Ma neanche io, siete voi, forse che voi no, no. Io parlo dell'ambiente, forse in generale hai vinto 7 partite, ti sei riattaccato a una posizione di classifica importante. Io parlo per numeri, io parlo per dati di fatto. A novembre eravamo 13esimi, se non sbaglio, 12esimi, 13esimi, a 3 punti dai playout e con 11 squadre davanti, 11 o 12, non so quante erano davanti. Questa squadra ha fatto una rincorsa, piano piano con qualche battuta d'arresto, perché noi non siamo la squadra più forte, noi siamo una delle squadre che può giocarsi tranquillamente i playoff, credo io. Lo dice la classifica. Poi, una volta stai quinto, una volta stai sesto, magari se riuscisse ad arrivare quarti sarebbe meglio ancora. È chiaro che le prime tre posizioni, secondo me, salvo cataclismi grossi, è difficile attaccarle, perché queste hanno preso un buon margine, viaggiano spedite dall'inizio dell'anno. Per questa squadra piano piano, mattoncino dopo mattoncino, ha dovuto mettere sopra delle cose. Siamo l'unica squadra, l'ho detto anche l'altra volta, e non è una cosa da poco, dell'otto delle squadre che stanno lì davanti, di quelle che si possono giocare in playoff, siamo l'unica che ha cambiato allenatore. Cambiare allenatore per una squadra, per loro parlo, per i ragazzi, non è una cosa normale. Specialmente se vuoi fare un campionato di vertici, perché cambiano un po' le metodologie, cambiano un sacco di cose. Poi l'abbiamo completamente ribaltata sta cosa qua, ma io sono contento di questo, l'abbiamo detto, dovevamo cercare di fare qualche cosa, e devo dire che tutto sommato ci abbiamo azzeccato, perché è vero che qualche giocatore, come era nelle previsioni, avremmo potuto perderlo per vari motivi, e li stiamo perdendo, qualcuno per l'infortunio, eccetera eccetera. Però poi ce ne sono stati certi, alcuni che ci hanno dato una grossa mano, vedi Galano, vedi Frollo Flose, nei numeri parlo, poi quelli che hanno giocato Maci, come Orleo quando c'è stato, e abbiamo rimesso a posto la classifica. Ora, se è possibile, dobbiamo cercare di migliorarla, perché in queste 11 partite ci sono le possibilità, altrimenti vedremo quello che saremo stati capaci. Però io penso che il percorso di questa squadra, ma io non lo faccio per difendere il mio di lavoro, mamma mia, sono troppo vecchio per difendere il lavoro mio, non c'ho bisogno, lo faccio per difendere questi ragazzi che sono state dette un po' di cose che non mi sono piaciute, no? Che hanno litigato, quindi non ha litigato nessuno, perché se, anzi, magari abbiamo litigato, ogni tanto fa pure bene un po' di, invece qui non ha litigato nessuno, perché è un gruppo di persone, di ragazzi eccezionali, sia quelli che sono arrivati che quelli che c'erano qui prima, stanno molto bene insieme, sono abbastanza positivi, si allenano con grande intensità, poi ci avremo, come squadra ci avremo qualche limite, dovremmo migliorare qualcosa. Ma che gli vuol dire a sta squadra? Gli vuol dire che a Trapani ha fatto una partita di sbagliata, ok? Atteggiamento sbagliato, probabilmente anche questo aspetto che fuori casa non si riesce a fare questo salto di qualità definitivo, un po' ci condiziona. Abbiamo sbagliato una partita, però la squadra sta lì, è sesta, insomma, io dico. Se sta a giocare playoff. Non so se sei d'accordo. Cioè io, ma ripeto, del calcio poi si può parlare per 7 giorni, una questione anche più di noi, no? Però il margine di miglioramento più importante, ti ripeto, al di là dei risultati che poi si sviluppano per una serie di situazioni, anche di crescita, io il grande margine di miglioramento l'ho visto in relazione al nostro problema, quale il nostro problema sono le trasferte, perché in casa di che parliamo? Saremo in testa alla classifica probabilmente. Siamo in testa. Sì, sì, dico, saremo, perché devo considerare anche la prima parte del campionato, no? E lì li hai persi due, no? Allora, il nostro problema è il nostro grande margine di miglioramento, io l'avevo visto per il tempo a Cesena e per una parte di partita a Benevento, se non per tutta, ma non tanto perché lì hai fatto risultato, ma perché avevo visto un Bari veloce, in gamba, aggressivo, che aggrediva il portatore di palla, che stava nella metà campo avversaria, che faceva la partita in trasferta, mai visto quest'anno, se non in quelle due situazioni. Poi per una serie di motivi, e soprattutto perché qualche uomo ti è venuto meno, secondo me, perché se perdi... Sì, le motivazioni possono essere tante. Sì, poi... sono tante, però ecco perché dico, se perdi Morleo, se
se perdi Salzano, se perdi Greco che sta crescendo, se perdi tutta una serie di cose, e poi dici come mai? L'ospedale. È quello, no? È quello. Allora dico, adesso, secondo te, dove siamo? Cioè, questo, quel bar si potrà rivedere? Ma io credo che una volta che avremo recuperato un po' tutti gli effettivi, sicuramente sì. È chiaro che qui ogni settimana purtroppo c'è sempre un po' di emergenza. Una volta perché sei c'hai gli squalificati, una volta perché c'hai degli infortunati, una volta c'hai degli infortunati ai quali si aggiungono i nazionali. Il percorso è sempre un po' tortuoso, no? E la cosa, come posso spiegarti? Le cose vengono bene se sono un po' programmate, se partono con un progetto fatto bene dall'inizio dell'anno. Sai, la nostra è una situazione di grande rincorsa. E quando fai le grandi rincorse, a volte ti riescono, perché no, possono riuscire, a volte possono riuscire. Però io ritorno a quello che avevo detto qualche settimana fa. Noi dobbiamo cercare, visto e considerato che era successo un girone d'andata un po' così anonimetto, diciamo, dobbiamo provare a fare qualcosa di diverso per scalare posizioni e per provare a centrare i playoff, che, ripeto, a novembre i playoff, anzi, dovevi stare attento sotto più che sopra. Ok, era una mezza chimeretta. Piano piano ci siamo riusciti. Ora siamo nel, credo siamo arrivati al momento topico della stagione, perché tra un po' si deciderà tutto, perché ad aprile vedrete quando si giocheranno queste benedette partite, una attaccata all'altra, le famose sette partite di aprile, vedrete che gli equilibri andranno a definirsi. E quindi dobbiamo stare bene concentrati su questo. Lo so, anche a me sarebbe piaciuto averli tutti, però questo l'avevamo messo in preventivo. Sappiamo questi giocatori che purtroppo era parecchio tempo che non giocavano 90 minuti, qualche infortunio c'è, perché tu comunque noi la squadra la dobbiamo far spingere, non è che la possiamo, ripeto, noi non abbiamo mai potuto gestire nulla, vuoi perché la classifica ce lo imponeva, vuoi perché siamo stati noi anche un po', come si dice, poco attenti, nel senso che vincevamo in casa, poi fuori casa se perdi è chiaro che la domenica dopo, la sabato dopo diventa una partita che devi vincere. Non abbiamo mai potuto fare un discorso di oh, programmiamo. Oggi un punto può andare pure bene, per dire, no? Capito? Questi discorsi che una squadra che prima dice l'importante oggi è non perdere perché manteniamo il distacco. Noi abbiamo mai potuto fare, abbiamo sempre dovuto spingere sull'acceleratore, se spingi sull'acceleratore, oh, sempre è normale che qualcosa qualche intoppo può capitare. E a noi ce n'è capitato qualcuno, ci mancherebbe, però dai, bene o male ci abbiamo messo sempre una pezza. Il problema è che questa partita, purtroppo, questa sciagurata partita di Trapani, la mia paura è che a livello psicologico possa aver un po' condizionato magari la squadra. E mi dispiace perché, ripeto, noi non avevamo neanche approcciato male, sapevamo che era una partita un po' difficile, ma tranquillamente alla nostra portata. E quello che mi dà fastidio è che io non voglio vedere la squadra che esce dal campo, che sia per problemi mentali, che sia per problemi di gara, che sia, noi non abbiamo mai uscito dal campo. Che noi abbiamo le possibilità comunque le partite di rimetterle in senso. A Benevento eravamo andati sotto, no? Per esempio, l'abbiamo rimessa a posto, siamo andati avanti di 2 gol, poi ce l'hanno pareggiata, poi addirittura abbiamo rifatto gol, quindi anche in casa eravamo andati sotto con l'Avellino e poi l'abbiamo messa a posto, quindi dobbiamo rimanere sempre in partita. Quello di sabato è stato un pomeriggio negativissimo, non mi è piaciuto, ne ho parlato con la squadra, stop, ora pensiamo alle cose. Perché era Novara un po', no? Scusa? No. Della partita che affrontiamo. Certo, anche perché affrontiamo una squadra che sta in salute. È uno spareggio questo. Ma non so se è uno spareggio, perché la classifica ancora può essere. Guarda, io dico che tutto è aperto fino a sto campionato, non darà verdetti definitivi fino a poche giornate dalla fine, perché è tutto aperto, è molto equilibrato, un momento sei dentro, un momento sei. Noi no, ringraziando Dio è da un po' di tempo che siamo lì, ci siamo insomma. Leggermente consolidati, ma parlo anche per gli altri, chi entra, chi esce, se ci fate caso, al di là di noi, noi chiaramente pensiamo a noi, però anche le altre hanno qualche problemino, che ora il campionato entra un po' nel vivo, le energie mentali e fisiche diventano determinanti. La partita con Novara è una partita, a mio avviso, di grandi difficoltà, ma tanto siamo qui a dire le stesse cose, sta in grande salute, se non vado errato, 9 giornate che fa risultati utili consecutivi, è una squadra che sta, Novara è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, come è stato costruito il Bari, credo, per fare un campionato di vertice, poi alla parola vertice date voi che cosa significa, però è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, è una società che a me piace molto tra le altre cose, perché è una società che ha programmato col tempo la Serie A e c'è riuscita a raggiungerla, l'ha fatta,
è una società all'avanguardia in Serie B, perché c'è un bel centro sportivo, c'è una proprietà molto, molto accorta, ogni anno costruiscono squadre sempre all'altezza. È una bella società, è una società strutturata molto bene, l'ho sempre vista con grande simpatia e grande interesse, perché mi piace la mentalità di quella proprietà, insomma. A me le società che hanno i centri sportivi belli, per me vuol dire che hanno una mentalità avanti, che significa che vogliono programmare. Poi magari sono stati in Serie A, qualche volta non gli è riuscito, però è una squadra costruita sicuramente. Che partita sarà una partita, credo, equilibrata, perché comunque loro sono una buona squadra. C'hanno un reparto offensivo notevole. Ora non so se Galabino lo recupereranno, perché sta in nazionale. Non è stato convocato. Prego? Non è convocato. Ah, non è convocato, quindi... Problema. Sì, Galabino è un buon giocatore. E quindi comunque è una squadra costruita, ripeto, per fare il campionato di vertice. Ci attende una sfida veramente tosta, ma che credo la nostra squadra in casa, insomma, ha dimostrato di dare ampie garanzie. Non vorrei essere smentito la prossima partita, perché tocchiamo bene, però insomma credo che sia una partita, però ripeto, molto da fare bene, con grande attenzione. Pasquale. Mister, mi scuso se l'ha detto, sono arrivato un pochino in ritardo, quindi sì. Mi scuso in anticipo se ha già risposto a domande di questo tipo. Vista l'emergenza, sì. Sta pensando, ha provato ad arretrare un attimino Brienza? No, guarda, ancora onestamente la squadra questa settimana era composta da pochissimi elementi, eravamo veramente pochi, per cui abbiamo dovuto stravolgere tutto il lavoro, quindi non ho ancora pensato sinceramente, ci ho pensato, però per quello che riguarda gli interpreti sto aspettando, perché magari potrei recuperare qualche giocatore e magari farlo giocare, e quindi sto aspettando un attimino, ho qualche idea in testa e vediamo se si può sviluppare. Gli assenti parli, Suager sicuro, Morleo sicuro, Greco sicuro, e i nazionali Macek, Ivan e chi è l'altro? E Rajcevic. Bascia punto interrogativo se magari ce lo mandano anche per venire in panchina, insomma, per avere un giocatore in più. Cassani è da valutare, Moras è da valutare e basta un attimo. Dai. Cosa vuole? Il collego, poi Davide, poi se non ci sono domande. Il passaggio del collega, quello che ce lo fa in allenamento, si è fermato 10 minuti con Brienza e Panchina, senza entrare nello specifico, magari se per capire è stato un confronto sulla partita, un confronto sull'allenamento. Io con Brienza parlo spesso, insomma, è il giocatore più esperto, più anziano, lo conosco da 10 anni, con Brienza ci ho già lavorato, me lo sono portato dietro anche in altre occasioni. Stavamo facendo degli chiacchiere, stavamo riparlando un po' della partita, di alcune situazioni, ma con Brienza parlo spesso, quindi altre cose abitiamo nello stesso palazzo. Poi una cosa al volo sugli equilibri, sulla classifica, appunto, ha detto prima Antonio, potrebbe essere uno spareggio, nel senso l'andata il Novara ha vinto 1-0, sì. Magari sarebbe importante vincere bene per una questione di classifica Wurz, sarebbe importante vincere, non siamo ora nelle condizioni di poter pensare alla classifica a Wurz, noi dobbiamo pensare a fare una grande prestazione, perché intanto a livello di prestazione dobbiamo riscattare i 65 minuti negativissimi di Trapani. Dobbiamo riscattare in maniera decisiva, la squadra sa bene cosa penso in proposito, quindi faremo di tutto per riscattare. Poi io sono convinto che se noi facciamo quello che abbiamo sempre fatto e che sappiamo fare, la partita la possiamo vincere, la possiamo portare a casa, con grande rispetto del Novara, perché comunque ripeto, il Novara è una squadra che a me in questo momento è una di quelle che sta in più. Davide, l'ultima. Sì, una cosa velocissima sul fatto dell'ambiente, purtroppo è anche comprensibile, sta città ha vissuto negli ultimi anni calcio scommesse. No, già l'ha detto lui, non facciamo dietrologia che non mi piace. Allora, quello che ha subito fa schifo ed è riprovevole. Cioè, purtroppo ci può stare. No, qui non è l'ambiente, qui sono stati uno, due, tre, perché non è tutto l'ambiente che ha scritto queste cose. Però quei due o tre che hanno scritto queste stupidaggini dovrebbero stare attenti, perché non si può scrivere. Perché oggi internet è diventata una cosa vergognosa, vai là, pigi su Stata Siena, non so, 3, 4, non so, 5, 6, quelli che sono, pigi su Stata Siena e scrivi un sacco di stupidaggini. Allora, se vogliamo fare una critica, la squadra va benissimo, io non sono stato qui a parlare delle critiche arrivate dopo la partita di Trapani, ma mica sono stupido, però non capisco perché si debba creare queste stupidaggini, inventate di sana pianta, perché io addirittura avrei
nello spogliatoio. Io, guardate, se c'è una cosa che non faccio, non ho mai parlato dopo le partite con la squadra. Dopo le partite io prendo e me ne vado fuori, perché so benissimo che dopo le partite, presi dall'adrenalina e dallo sconforto se hai vinto, o dalla troppa esaltazione se hai vinto, se hai perso, se hai vinto, puoi dire un sacco di stupidaggini. Quindi io dopo la partita proprio non parlo mai di nulla, prendo e me ne vado subito. Quindi non ho litigato con nessuno, non ho parlato con nessuno, e lo stesso hanno fatto i giocatori, che erano molto depressi. Questo sì, stavano in un treno, non c'erano neanche la forza di guardarsi sulla faccia i giocatori, no, di litigare. Queste cose qui, al di là di quello che dicevi tu, discorsi precedenti che sono successi, questo è un altro discorso. Ma perché bisogna inventare queste cose? A che serve? Specialmente se uno poi è un tifoso troppo. Questo no. La squadra va criticata, l'allenatore va criticato, andiamo criticati tutti per la pessima prestazione che noi abbiamo prodotto a Trapani. Stop. Tutto il resto sono stupidaggini, sono grandissime stupidaggini. Io non ho parlato di ambiente, anzi i tifosi sono stati di una correttezza e di una intelligenza encomiabili, perché qui io ho visto, voi siete venuti anche perché pensavate che ci fosse un po' di contestazione, invece i tifosi non sono venuti per niente, non hanno contestato perché sono incazzati, e ci mancherebbe se non lo fossero, perché la prestazione è stata negativa. Però i tifosi non hanno detto nulla, perché hanno capito che la squadra comunque sta cercando di provare a fare qualcosa di positivo, poi a volte ci riesce, a volte non ci riesce, però ecco, non c'è stato nulla. Mi dispiace che queste persone abbiano scritto queste stupidaggini, che servono solo a destabilizzare, e ripeto, poi se domenica magari succede un episodio del genere, dopo viene fuori che io, ecco, quello tuono riprende, che ne so, Antonio perché domenica ci ha litigato nello spogliatoio, oppure sostituisce quello perché domenica ci aveva già litigato nello spogliatoio. No, queste sono stupidaggini, servono solo a destabilizzare l'ambiente. Noi dobbiamo rimanere da questo punto di vista compatti, critici quando si sbaglia, ci mancherebbe, ma compatti come ambiente, perché se un tifoso scrive queste cose qui sbaglia, fa del male alla squadra. Però io non parlavo d'ambiente in generale, io parlavo di quei, che ne so, 7, 8, 5, 6, 10, io non so quanti sono, io non le leggo, guarda, credetemi, io non leggo proprio zero, leggo zero, sono cose che mi riportano. Hanno sbagliato, così non fai bene alla squadra. La cosa che volevo chiedere io era, riattaccandomi a una cosa, ha detto il presidente giovedì. Sì. Il presidente giovedì diceva, dobbiamo rimanere sereni perché abbiamo in programma, se non dovessimo riuscirci quest'anno ci riproveremo. Sì, ma io non sapevo, no, proprio quest'anno. Volevo chiederle, da questo punto di vista, siccome lo chiedono a tutti, sì, da lei, a Sarri, a Spalletti, sì, eccetera, lei si sta facendo qualche idea, le su piacerebbe cosa? Proseguire questo discorso? Ma io sono concentratissimo su questo discorso qui di quest'anno. Io, ragazzi, noi siamo sesti, Io voglio... 3-5 io non lascio nulla di intentato, io quest'anno non fino a che posso stare attaccato anche con i denti là, io non mollo di una virgola, non mi sfiora neanche l'idea ora di stare a pensare a quello che può succedere, che insomma, anche perché lui sembrava voler aprire un discorso, ma io ho tutti i discorsi del mondo, io proprio sono molto concentrato, credimi, sull'obiettivo, e non vado a disperdere energie su programmi che giustamente la società deve fare, perché è giusto che la società, comunque il presidente, mi è piaciuta molto l'intervista che ha fatto, ha dimostrato molta saggezza, e sembra un presidente super navigato, anche se lo fa soltanto da pochissimo tempo, e ha parlato in maniera impeccabile, è stato precisissimo, mi fa molto piacere, io con lui c'è un rapporto eccezionale, è una persona che stimo, quindi va benissimo tutto, e lui è giusto che programmi. Io invece magari devo pensare più a, perché ora sta a pensare già all'anno prossimo, poi ci sono quelli d'acqua alla tastiera che scrivono, ecco, questo già sta a pensare all'anno prossimo e quest'anno lascia le cose intentate. La domanda che ho fatto a lei è se rimango, ma io resterebbe anche in caso di, ma io voglio, non ci voglio neanche pensare a questa cosa qui, perché c'è un triennale, ma io qui sto benissimo, là, ma che quante volte ho detto che sto bene qua, cioè, ogni tanto mi incazzo su queste cose qua, perché mi dispiace che, porca miseria, i tifosi sono una risorsa per noi, l'ho sempre detto, è una cosa che non ce l'ha nessuno, è la tifoseria che abbiamo noi, e ci battiamo dietro a queste cose. Poi i giocatori magari non tutti hanno la personalità di sopportare questo tipo di attacco, no? E allora diventa brutto. Io il discorso di rimanere qui non ci sopporto, io qui sto benissimo, però più che porta pure male sta a pensare all'anno prossimo, stiamo concentrati su quest'anno, che qui è ancora tutto aperto, non si può sapere nulla, e quindi preferisco stare concentrato sull'obiettivo, fermo restando che pari. Un'ultima curiosità, sì. Una delle cose che ci
ci ha fatto più preoccupare, sì, al di là della partita, in alcuni, sì, alcuni sottoscritti, a Trapani non hanno riconosciuto Colantuono. Cioè il Colantuono, se, il solito. Ma la partita è stata buonissima. No, la partita è stata così brutta che ha cambiato anche Colantuono. No, non è che mi ha cambiato, perché ci sono dei momenti che forse essere troppo... No, ci aspettavamo, non la reazione che spaccavi tutto, perché sarebbe non stato, serve a niente. Non serve a niente. Ma non lo so, credo che la partita sia stata così brutta da sorprendere anche te. No, la partita non è che mi aspettavi proprio. C'è stato poco tempo per... c'è stato dei momenti che la squadra è talmente abbiamo parlato tra il primo e il secondo tempo, cioè, ma non è che c'era granché da dire, perché la squadra era in grande difficoltà a livello psicologico. A volte intervenire in maniera brusca può essere più deleterio che magari meglio mi dà in alcune circostanze, perché non li aiuti. La squadra era un po' in difficoltà. Alla fine del primo tempo abbiamo parlato, però è stato un discorso generale quello lì, insomma, non è che... Bisogna essere anche intelligenti da capire che non sempre non si può sempre entrare a gamba tesa su sulla squadra. Non si poteva fare, ma no, ci abbiamo provato, non eravamo nelle condizioni mentali probabilmente di poter mettere a posto una partita che, ripeto, non so, mi sembra che il secondo gol al 26esimo è capitato. Io dal 26esimo in poi la squadra è uscita dal campo totalmente, quindi credo che ogni parola in più sarebbe stata più negativa che positiva, tutto qua. Bisogna leggere anche questa situazione. Grazie a tutti. Grazie a voi.